Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui da Nunzio, l'avete già visto per gli episodi in Officina Gumbù, in cui abbiamo montato le pasticche e successivamente pedane arretrate. Vi lascio tutti e due gli episodi qui in alto a destra. Oggi mi ha invitato da lui per vedere un mezzo davvero esagerato, qualcosa di unico che non avevo mai visto. Allora, innanzitutto vi faccio vedere il mezzo e poi ne parliamo. Tell them say we ready, clip them on the cut, she load. Should I know say we no regular, anything we ready for. Bet you never know, bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know, bet you never know. We are like the badness, we are like the globe. Bet you never know, bet you never know. È una Vespa PK questa, PK 50, Flash. Diciamo che d'originale ormai c'è rimasta praticamente quasi nulla, diciamo la carrozzeria in sostanza. Allora, nello specifico questo è un kit quattrini, raffreddata aria, 145 cilindrata. L'unico dato che vi posso dare per certo è il carburatore 34, che praticamente è più grosso del carburatore della mia Mito, già sta cosa mi ha scioccato. Il cilindro aspirazione lamellare a 4 pedali. L'espansione poi la vedrete dal video. L'espansione è dedicata per sto blocco? È dedicata per sto blocco. Poi è stato modificato il quadruplo del cambio, crociera rinforzata. La campana con la frizione sono modificate, adattate per sto motore. Però sono originali? No, non sono originali. Ah, ok. Anche quelle hanno avuto un bel costo, hanno influito tanto sul costo del motore. Del mezzo? Sì. Logicamente si è intervenuto pure sui freni. Come avete visto già dall'immagine di presentazione del mezzo, freno a disco per adesso posteriore, da quella anteriore ci sono stati problemi per fare la modifica, quindi sì, stiamo un attimo... ma a breve verrà montato pure anteriormente. Il kit completo, la quattrini ce lo dà per 30 cavalli, quindi voglio dire, su un mezzetto del genere 30 cavalli è una cifra impressionante. È un kit che costa, la casa ce lo dà per? Completo oltre i 3.000 euro, 3.500. Quindi per soli 3.500 euro potete trasformare la vostra Vespetta in una bara vivente, praticamente. Certo. Loro il bello ancora lo devono sentire. Mo, prima cosa, intanto gliela facciamo sentire accesa, sì. Perché se non sanno che è una Vespa, potrebbero pensare tranquillamente che è un 125 elaborato da Cross. Accendiamola. Tanta roba. E mo a questo punto io monto la GoPro e cerchiamo di provarla almeno un pezzettino. Tuo padre già mi ha detto novità tutto gas, proprio un'antichietta, mi ha detto proprio, quindi già questo è un ottimo presupposto per provarla. Ok. Ciao, è stato bello conoscerci. Sta folle, posso accendere? Ovviamente la vedete non ancora finita perché il mezzo non è ultimato. Non restituiremo il mezzo smontato, sennò qua ci insultano. Ecco, già mi si è spenta. Andiamo? Porca puttana! Raga, la Vespa non è mia, quindi mettiamoci una mano sulla coscienza. Mia! No regà! No regà! No, di prima si tiene giù, ma che siamo pazzi! È usato metà la seconda, no, te pare facile! Mamma mia regà! Ma è un proiettile! È un proiettile! Cioè, senti proprio il davanti che ti fa ciao, ciao, bambina. Non posso fare la prova completa. Cercate di capire la situazione, sto con una Vespa che non è mia. Mezzo che sta pure in rodaggio ancora. Favore personale che mi stanno a farmi fare provare sta cosa.
Mamma mia, io non ho mai sentito un mezzo così letale nella mia breve esperienza. Ma letale proprio inteso come incontrollabile. Cioè, sto aprendo il gas a una percentuale, penso il 40% a largamme. Vediamo se qua riusciamo a aprire un po' di più. It was at this moment that he knew he fucked up. Mamma mia, che roba! Peccato che tutti sti tossi, regà, mannaggia. Quattrini, il testamento dove ha compreso o paghi a parte? Anu, allora, appoggiata la terza, ma la sono messa per cappello. Dico, io peso un quintale, mi ci sono appoggiato peso così, si è alzato lo stesso. Tu calcola il gas è tutto fino qua. Ma che cazzo c'è arrivato fino a là? No, Anu. Ma prima, seconda, ancora, ma pure di terza ce n'ha. Se poco da chi mi affizione si mette dritta, io sono fatto questi problemi. Ma poi con sta forcelletta di Winnie the Pooh fa subito così, si alza e fa tu. No, incredibile, io sono scioccato, Anu. Cioè, dove. Finché ne uno ne parla la sente accesa, ma finché ne la provi non ti rendi conto te. Pure finché non la provava. Cioè, perché là, sul banco suona forte, tutto quello che ti pare, ma. Scusa, l'ultimo giretto poi da riporto, ormai sono andato in fissa. Imbarazzante, cioè non ci stanno altri aggettivi. Qualsiasi altro aggettivo è superfluo. Allora, Anu, prima di tutto, ti sei pentito di aver praticamente creato un armamento di morte? No. Cioè... La prossima sarà un Vespone. La prossima proprio puntavo ai 200 orari, non lo so, perché questa non lo so, già ha rapportata bene di massima quanto può fare, non lo so. No, io più che altro, io la vorrei vedere questa in pista, penso questa in pista a Sagittario per piangere le volte più grosse. Col proprietario, sì. Vabbè, no, io ti ringrazio davvero di cuore di avermi fatto quella sta mezzo, perché è un'esperienza scioccante. Cioè io penso che dalla videocamera non si possa capire nemmeno il minimo percentuale. Come va? Grazie ancora, il video lo chiudiamo qui. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Il telefono sta squillato, dobbiamo rispondere. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.